Il Regno Unito accoglie l'idea di una coalizione di paesi che aiuti nella difesa dei cieli ucraini e si impegna a fare pressione sugli Stati Uniti in primis per la consegna a Kiev dei caccia F-16. Così il premier inglese Rishi Sunak si sintonizza sulle richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in visita ufficiale ottiene l'impegno alla fornitura di droni e missili a lungo raggio da utilizzare per l'attesa controffensiva. It is not a straightforward thing, as Vladimir and I have been discussing, to make build up that fighter combat aircraft capability. It's not just the provision of planes, it's also the training of pilots and all the logistics to go alongside that. Now the UK can play a big part of that. One thing we will be doing, starting actually relatively soon, is training of Ukrainian pilots. Una nota durante l'incontro annuncia il via all'addestramento di piloti ucraini a partire dalla prossima estate. Un annuncio quanto mai gradito per un paese incapace, secondo Zelensky, di badare da solo alla difesa dei suoi cieli.